Questo esercizio è molto simile al precedente come concetto, quindi il movimento della spalla sarà uguale, ma ci saranno un altro po' di cose da tenere in considerazione. Partiamo dal movimento che dovrà fare il bacino, che è quello di antiversione. Quindi da questo esercizio si partirà in piedi e si gireranno i piedi da un lato, uno completamente a 90 gradi e l'altro a 45 circa. Da questa posizione ho i glutei contratti e sono dritto, devo lasciare la contrazione dei glutei, quindi rilasso e porto dietro il bacino piegando le gambe. Quando il bacino va indietro, il busto di conseguenza va avanti, non devo ruotare semplicemente il bacino per stare dritto col busto e nemmeno andare giù col busto e lasciare il bacino fermo. Lo scopo è prendere confidenza con questo movimento, quindi muovo il bacino all'indietro come se volessi toccare un muro all'indietro e di conseguenza il busto va avanti, le gambe si flettono e devo scendere fino a che sento una tensione sugli scapolari, sui muscoli delle cosce. Fatto questo movimento un po' di volte, porto indietro il sedere e scendo con il busto, piegando un po' le gambe e ritorno su. Scendo, sento la tensione e torno su. Che poi questo movimento ci servirà in moltissimi esercizi, quindi è fondamentale capirlo. Porto le mani all'altezza delle spalle e torno con i piedi dritti. Questa è la posizione di partenza. Giro un piede, giro l'altro. Il movimento della spalla è molto simile a quello di prima, quindi devo alzare la spalla destra col braccio teso vicino all'orecchio. Da questa posizione vado all'indietro per sedere giù col busto, come ho fatto prima. Da qui la spalla ruota in avanti, che quindi è lo stesso movimento che faceva qui, ok, sull'esercizio di prima. Alzo la spalla, vado all'indietro con il bacino finché sento tensione sulla coscia. Ruoto la spalla in avanti. Quindi qui ho la schiena dritta, non sono ingobbato, ok? Non devo sentire fastidio sulla schiena. Il sedere è all'infuori e la tensione sulle cosce. La spalla è alta, ruoto in avanti la spalla. Da qui, come se qualcuno mi tirasse il braccio, con la contrazione del dorsale devo abbassare la spalla. Non è facilissimo le prime volte. Rialzo la spalla. Torno nella posizione di partenza e la abbasso. Tengo giù la spalla nella contrazione della dorsale, lascio fermo il bacino e come se qualcuno mi tirasse, allungo il gran dorsale e torno. Ripetiamo, giro i piedi, alzo la spalla, porto indietro il bacino, ruoto la spalla all'interno, contraggo il gran dorsale che schiaccia giù la spalla, come se uno mi tirasse, la richiamo, torno nella posizione di partenza, schiaccio giù la spalla e allungo più che posso da un lato. Giro i piedi, alzo la spalla, porto indietro il bacino mantenendo la schiena dritta, ruoto la spalla in avanti e schiaccio il dorsale, la ritiro su e mi rimetto dritto, schiaccio e allungo. Quindi durante tutto il movimento la spalla è alta, non c'è la contrazione del gran dorsale. La contrazione c'è solo nella fase finale e nella fase iniziale, dove tiro. Vediamo un po' di ripetizioni.